Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo canale. Sono tornato qui con il secondo video in 2 giorni, cosa abbastanza insolita per il mio canale. Quest'oggi sono qui contentissimo per parlarvi di calcio mercato, di una trattativa, ovvero di un giocatore che è finito sul taccuino di Massimiliano Mirabelli. Ma prima di iniziare questo video volevo ringraziarvi per i commenti che mi avete lasciato sotto la pagina Instagram. Seguitemi se ancora non mi seguite, si chiama Rosso Nero fino alla morte con 2 finali. E anche i commenti su YouTube mi hanno dato speranza, mi hanno fatto ripartire con l'animo giusto. Ragazzi, quest'oggi parlo di calcio mercato, parlo di un giocatore in particolare, ovvero Samu Castillejo. Questo giocatore milita nella Villarreal e nell'ultima annata in Liga ha collezionato 6 gol e 7 assist. È un giocatore di fascia molto simile a Suso perché è un esterno destro mancino. Raga, classe 95, molto giovane, profilo molto molto interessante. Però raga, c'è subito di aprire una parentesi. Se questo giocatore dovesse arrivare come vice Suso sarebbe un colpaccio a mio modo di vedere, mentre se questo giocatore dovesse arrivare come sostituto di Suso sicuramente non andresti a migliorare la rosa, anzi l'andresti a peggiorare, perché Suso ha già giocato nel campionato italiano. Sappiamo benissimo che è stato sempre ed è rimasto per tutti gli allenatori che si sono susseguiti un punto fermo, un giocatore intoccabile, imprescindibile per questo Milan. E quindi Castillejo, secondo me, se dovesse arrivare come vice Suso sarebbe un colpaccio, perché ha anche la possibilità di ricoprire la fascia sinistra, quindi potrebbe far riposare colui che giocherà sulla sinistra e potrebbe far riposare anche Suso eventualmente. È un giocatore classe 95, ha una clausola di rescissione di 30 milioni, ma grazie alla trattativa Bacca che potremmo inserire per acquistare Samu Castillejo, il cartellino ovviamente scenderebbe e il Milan andrebbe, diciamo, a dare Bacca più un conguaglio economico che non andrebbe sopra i 10 milioni, quindi sarebbe veramente, secondo me, un colpaccio, ragazzi. Ho visto qualche video su questo calciatore, è un giocatore rapido, dotato di buona tecnica, un grandissimo sinistragiro. E quindi, raga, è un classico giocatore che a me piace parecchio, però, raga, Suso è Suso. Parliamo di Suso. Suso ha spesso dichiarato amore per il Milan, affetto per questa maglia. Come detto, è un giocatore intoccabile, fortissimo, è uno dei pochi che sa saltare l'uomo al Milan, tranne Çalhanoğlu, forse. E quindi, raga, deve rimanere assolutamente. Ci sono stati già voci di mercato su di lui, che lo volevano al Napoli, che lo volevano all'Atletico Madrid, ma io spero veramente che è un giocatore che deve assolutamente rimanere senza ombra di dubbio. E come detto, se dovesse rientrare Bacca nella trattativa, visto che non è stato riscattato sulla cifra di 20 milioni, poi hanno cercato di abbassare a 15, il Milan ha detto di no, sarebbe veramente un colpaccio assoluto. Fatemi sapere la vostra, però a me è un giocatore che piace e mi incuriosisce e vorrei vederlo al Milan come vice Suso, perché veramente andresti a migliorare la rosa. Ragazzuoli miei, ditemi cosa ne pensate su questo calciatore, su questa trattativa. Io sono fiducioso e spero possa arrivare come vice Suso. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Io vi saluto, vi ringrazio per la visione, lasciate un like, iscrivetevi al canale se avete ancora fatto e seguitemi su Instagram ancora una volta. Rosso Nero fino alla morte con 2 finali. Bella ragazzuoli, sempre forza, Milan.